conto avevo fatto 2, 7, 8 di questi quadri in legno così, i primi che avevo fatto. E a Milano c'era una galleria che all'epoca era una galleria, ancora adesso è una buona galleria, ma all'epoca era una galleria d'eccellenza, che era la galleria Marconi. Marconi, che naturalmente non comprava mai niente dai giovani, mi aveva detto: ma oh, belli, sì, me ne dai 2, li tengo lì, poi si sa mai, magari un giorno ne vedo. Per non vedere, costavano 15.000 lire, si vendeva quella cifra. Io facevo il professore a scuola, guadagnavo 128.000 lire al mese. Passa una settimana, mi chiama Marconi e dice: devo dirti una cosa, ho venduto i 2 quadri. Io ho detto: mamma mia, e chi voglio dirti anche chi li ha comprati. Li ha comprati Enrico Bai, gli ha detto che ti vuole conoscere. Con Bai siamo diventati subito grandi amici, perché era l'unico, era ed è uno dei pochi pittori che aveva, diciamo, sostanzialmente un sottofondo culturale, una base culturale con cui si poteva parlare. Aveva girato il mondo, aveva conosciuto Max Ernst, Duchamp, Picabia, cioè era uno dei, proprio l'artista di passaggio fra i grandi delle avanguardie storiche e poi queste generazioni a venire. Direi che Ugo sta con un piede di qua, un piede di là. Come nel circo ci sono i giocolieri che fanno i giochi con un piede su un cavallo e un piede sull'altro. Sono molto abili a muoversi. Ecco, Ugo è come se fosse in un circo e crea la sua arte in questo modo, a cavallo, con i piedi su 2 cavalli e giocando con la sua vita. Ugo ha l'abilità di saper prendere il toro per le corna. E lui è così. Guarda un po' com'è bella questa strada nera. Gli esordi sono per me, sono stati una cosa, come per tutti, ritengo, una cosa un po' lenta, un po' sottotraccia, nel senso che non sai mai a che punto sei. Insomma, uno ha fatto come ha potuto. Non mi sono mai sentito arrivato, mi sono sentito uno che lavora e che la mia idea è sempre che si può fare di più e meglio, insomma, forse questa è anche un po' un'utopia, ma non mi sembra di dovermi accontentare, mi sembra che devo ancora incominciare. Guarda un po' com'è bella questa strada nera. Guarda un po' come si guida col sole alla schiena. Mezzaluna, lo sapevo, tu non sei sincera. Pioveva, oggi questa luce chi se l'aspettava? Guarda un po' com'è pura questa strada vuota. Guarda un po' la ruota come scivola bene sulla sera.